da parlamentari. Secondo quanto emerge, gli investigatori avrebbero individuato legami ipotizzati come anomali tra le prestazioni professionali rese dall'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Open, e da collaboratori del suo studio e i finanziamenti percepiti dalla Open. Da stamani sono scattate perquisizioni della Guardia di Finanza a Firenze e in altre 19 città italiane. L'inchiesta sulla Fondazione Open, da cui sarebbero scaturite queste perquisizioni, è emersa nel settembre scorso, quando a Firenze venne perquisito lo studio dell'avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze illecite. Tra i documenti che gli furono sequestrati ci sarebbero i bilanci della Open e la lista dei finanziatori della Fondazione. Oltre al traffico di influenze illecite, la Procura fiorentina contesta anche i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, false comunicazioni sociali e finanziamento illecito ai partiti. Secondo l'accusa, la Fondazione Open, agendo come articolazione di partito, ha rimborsato spese a parlamentari, messo a loro disposizione carte di credito e bancomat. I finanzieri infatti sarebbero incaricati dalla Procura di trovare documenti tipo ricevute relativi a presunti rimborsi spese versati dalla Open ad alcuni parlamentari, oltre a carte di credito e bancomat. Tra i destinatari delle perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza ci sarebbero anche una decina di imprenditori legati da rapporti di tipo finanziario con un consigliere della Fondazione Open e un commercialista fiorentino. Secondo la difesa di Bianchi, la perquisizione è stata eseguita in relazione alle sole ipotesi di reato di finanziamento illecito e traffico di influenze illecite e non di altri reati. Intanto l'avvocato Bianchi in una nota ha fatto sapere di rinnovare la sua piena collaborazione con la magistratura affinché sia fatta chiarezza prima possibile sull'indagine. Sin da subito mi sono messo a disposizione fornendo qualsiasi atto mi fosse richiesto, ha scritto Bianchi. Del resto tutte le entrate e le uscite della Fondazione Open sono tracciabili perché avvenute con bonifico carte di credito. È stato fatto tutto alla luce del sole, messo nero su bianco. In Albania, come saprete, c'è stato il terremoto, ci sono morti, tanti feriti. La Toscana non fa mancare il proprio appoggio con mezzi e uomini che sono partiti proprio oggi da Pisa. Vediamo. Anche i vigili del fuoco di Pisa, tramite la 46esima brigata aerea, alle operazioni di soccorso del terremoto che ha colpito l'Albania. Appena il tempo di tornare dallo smottamento in provincia di Savona, che ha causato il crollo di un viadotto dell'autostrada A6 Torino-Savona, che una squadra di 30 persone si è imbarcata su questo aereo che ha accolto anche tutta l'attrezzatura necessaria per questo tipo di intervento. Siamo in partenza tra pochi minuti per andare a Tirana a portare soccorso alla popolazione colpita dal terremoto. Trasporteremo con noi degli operatori USAR, circa 30 operatori, 4 palette e delle unità cinofile. L'USAR è appunto la parte Urban Search and Rescue dei Vigili del Fuoco. Quanto durerà il viaggio? Sono circa 2 ore e la partenza è tra brevissimo, quindi massimo tra 40 primi. Questo è proprio un prototipo di missione tipico della 46esima? Sì, rientra tra una delle tante tipologie di missioni che l'aeronautica militare, la 46esima brigata aerea, con i suoi assetti 130 e C-27 compie 365 giorni all'anno H24. E partiamo con il modulo USAR Medium della Toscana, quindi con tutto il materiale che occorre per la ricerca e il recupero delle persone in macerie. Siamo in questo viaggio 31 unità, a cui si aggregheranno la parte logistica tra qualche ora. Atterriamo a Tirana e poi di lì ci dirigeremo verso le zone più colpite. E anche le unità cinofile? Abbiamo 4 unità cinofile. Potranno essere molto utili ovviamente? Ovviamente in questi contesti sono fondamentali. La presenza delle unità cinofile dà un grosso contributo nell'individuazione delle vittime sotto macerie. Ed è scontro mediatico tra Don Biancalani e il vescovo di Pistoia, dopo che il parroco di Vicofaro ha deciso di cantare Bella Ciao al termine della messa. Il vescovo ha affidato al quotidiano Avvenire il suo commento, mentre Don Biancalani ha risposto dalla trasmissione Agora. Il punto con Patrizio Ciccarelli, vediamo. Amarezza, grande amarezza. Purtroppo è questo il mio sentimento prevalente in questo momento. Non riesco proprio a capire come dei fedeli cattolici possano non tener conto nella celebrazione liturgica di quelle che sono le indicazioni della Chiesa. È il commento del vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, affidato al sito del quotidiano Avvenire, dopo che domenica scorsa il parroco di Vicofaro, Don Massimo Biancalani, noto per il suo impegno a favore
madre dei migranti, ha intonato il canto partigiano Bella Ciao al termine della messa domenicale, nonostante l'accorato appello del vescovo a non farlo. Mi risulta incomprensibile, ancora le parole del vescovo Tardelli, come un sacerdote possa disattendere così tranquillamente e quasi a mo' di sfida quanto il vescovo dice. Rimango stupito e amareggiato, e tutto per una cosa davvero sciocca che la capiscono anche i bambini. O Bella Ciao è un bellissimo canto che anch'io ho cantato mille volte e sempre con gioia. Tra l'altro mio padre ha fatto parte delle formazioni partigiane che operarono sulle Alpi Apuane e io ne vado oltremodo fiero. Che però O Bella Ciao non sia un canto liturgico è talmente ovvio che mi pare superfluo persino dirlo. Intanto Don Biancalani, ospite ieri sera della trasmissione Agorà su Rai 3, ha spiegato così la sua scelta di cantare Bella Ciao al termine della messa. La stagione della Resistenza ha dato frutto, luogo alla Costituzione, che deve essere per tutti noi diciamo religiosi e comunque anche laici, cittadini, un punto di riferimento fondamentale, soprattutto in questo tempo di grande crisi culturale, sociale, direi anche politica. Quindi, allora, voi considerate che Vico Faro, diciamo, sta compiendo un'azione di resistenza, perché accogliere oggigiorno, in questo clima sociale, culturale, noi stiamo accogliendo più di 200 migranti. E a proposito di accoglienza, restiamo a Pistoia, proprio interventi per l'integrazione dei migranti, un bando dalla prefettura, vediamo. Progettazione europea per il rafforzamento della capacità di gestione degli interventi di accoglienza e integrazione di cittadini di paesi terzi. La prefettura di Pistoia, su indicazione del Ministero dell'Interno, apre al privato sociale alla ricerca di partner di coprogettazione. Per questo la prefettura ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso pubblico per la ricerca di partner del settore pubblico o del privato sociale che possano presentare proposte progettuali in grado di migliorare la capacità di gestione delle attività di accoglienza e di integrazione a favore dei migranti. L'avviso pubblico è rivolto a fondazioni di diritto privato, ONG, associazioni, comitati, imprese sociali od onlus, società cooperative e società consortili, organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali, associazioni sindacali, datoriali e sindacati. Lo scopo è quello di sviluppare le capacità di accoglienza attraverso tre linee di intervento: il miglioramento dei livelli di gestione e erogazione dei servizi amministrativi di competenza degli uffici immigrazione, della prefettura e della questura, sviluppando nuovi modelli organizzativi a favore degli uffici, anche mediante l'aggiornamento professionale delle competenze degli operatori. Il miglioramento dei livelli di gestione e erogazione dei servizi amministrativi di competenza della prefettura in relazione al coordinamento e al rapporto con gli enti gestori dei centri di accoglienza, ad esempio tramite l'attivazione di uno sportello help desk con esperti legali e amministrativi per la prima informazione e per la prima verifica della regolarità della documentazione da presentare agli uffici prefettizi. Il rafforzamento delle attività di monitoraggio del funzionamento delle strutture di accoglienza temporanea migranti. Il progetto, una volta elaborato assieme ai partner interessati all'iniziativa, sarà presentato al Ministero dell'Interno per essere oggetto di una selezione volta al suo finanziamento a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione dell'Unione Europea. E i sindacati del Maggio Musicale Fiorentino hanno proclamato lo stato di agitazione del personale, che è vincolato alla convocazione degli incontri richiesti al presidente della fondazione e al sovrintendente, riservandosi di mettere in atto ogni ulteriore azione necessaria, si legge in un comunicato, per la salvaguardia dei posti di lavoro e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Già la scorsa settimana le organizzazioni sindacali avevano inviato una lettera aperta sia al sindaco Nardella che al sovrintendente Pereira per sollecitare la convocazione di un incontro. E siamo a Firenze, vado avanti, continuerò a difendere il quartiere, sono le parole del presidente di Confcommercio Firenze, Aldo Cursano, dopo aver subito nelle settimane scorse un atto vandalico nel dehors del suo locale. Rachele Campi.
abituarsi a questa quotidiana violenza, a constatare che durante la notte c'è un sistema di prevenzione e di controllo forse non adeguato al bisogno, e questo impone un po' a tutti di prendere coscienza che c'è qualcosa di profondo che non funziona. Brutta sorpresa per il presidente della Confcommercio di Firenze, Aldo Cursano, che venerdì notte è stato vittima di un atto vandalico nel suo locale in Piazza dell'Unità a Firenze. Sabato mattina ha dovuto fare i conti con ombrelloni e tavoli rotti, bottiglie e segni evidenti di soggetti che hanno fatto uso di droga. Beh, quello che sta accadendo nell'area stazione tutte le notti. C'è un gruppo di delinquenti che un po' prendono in ostaggio l'area McDonald's, un po' si spostano in Santa Maria Novella, un po' alla Fortezza, ed è capitato qui da me, nel mio Deor, che si sono incontrati spacciatori, delinquenti di ogni tipo, probabilmente hanno avuto qualche discussione e hanno semplicemente distrutto il Deor. Io stesso ricevo sistematicamente sguardi, mezze minacce, però insomma io non rinuncio a rappresentare le persone per bene, chi ancora ama questa città e chi ancora crede nella legalità. Lo farò a testa alta, non mi scoraggio, anche se devo dire ci si sente mortificati nel non vedere segnali adeguati a una situazione che, ripeto, chi vive la città la conosce. Poi chi non la vive o la vive dall'alto probabilmente può avere opinioni diverse. La situazione sta sfuggendo di mano, si constata sempre di più che l'illegalità sta diventando normalità e peggio ancora che l'illegalità sta prendendo un certo tipo di sorvamento. E a proposito di sicurezza e legalità, il sindaco Nardella di Firenze ha detto: chiederò più agenti al ministro. Firenze ha 380.000 abitanti, ma ben 14 milioni di turisti all'anno. E intanto cresce proprio nel capoluogo toscano la moda dello shopping dei falsi, e tra l'altro Firenze ha il triste primato di chi acquista oggetti contraffatti, quindi proprio questo primato. I dati sono stati divulgati oggi nella 7ª edizione della giornata nazionale Legalità ci piace, vediamo. È un profilo che fa riflettere, quello tracciato nella 7ª edizione della giornata nazionale Legalità ci piace, dove ad essere diffusi sono i dati dell'indagine portata a termine da Confcommercio Format Research su abusivismo e contraffazione. Cresce la moda dello shopping fake, e cioè l'acquisto di oggetti falsi. Un triste primato si registra a Firenze, dove la percentuale di consumatori che nel 2019 hanno comprato almeno un prodotto contraffatto è superiore di oltre 3 punti percentuali rispetto a tutto il territorio nazionale. Si parla di un 33,6% su un 30,5% registrato in tutta Italia. Le stime sono state divulgate a Firenze in un incontro alla presenza delle massime autorità che operano nel capoluogo, dal prefetto di Firenze Laura Lega al questore Armando Nanei, poi carabinieri, guardia di finanza e il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. Qualche volta si ha la sensazione addirittura o di fare un buon affare acquistando un capo contraffatto, o di fare anche un gesto di benevolenza nei confronti del venditore abusivo che ce lo propone, senza considerare che quella borsa, quel portafoglio contraffatto non è prodotto in Senegal o in Nigeria dall'extracomunitario che in qualche modo cerca di organizzarsi la vita, ma è prodotto da una vera e propria industria criminosa che di legale non ha niente, che va del fisco, che fa concorrenza sleale ai grandi marchi, che sottopaga la manodopera, che si serve di una rete distributiva assolutamente illegale e soprattutto che finanzia la grande criminalità. Noi diciamo che ogni anno questo fenomeno sottrae 18 miliardi di euro alle attività regolari. Questo è un fatto che non è accettabile e sul quale noi vogliamo intervenire, partendo dalla sensibilizzazione del consumatore, perché gli atti illegali partono dal basso, dai piccolissimi gesti di tutti i giorni. Si parte dal gettare un foglio di carta per terra invece che nel cassonetto, si finisce con comportamenti molto più gravi da un punto di vista sociale. E dopo una breve tregua tornano piogge e temporali in tutta la Toscana, e allerta
gialla per da domani alle 10 fino alla sera, fino alle 24, quindi per tutta la giornata di domani, allerta gialla per forti temporali. E a proposito dello stato di agitazione del lavoratore del Maggio, è arrivata una nota in cui sindaco e sovrintendente si dicono disponibili a incontrare i sindacati non appena questi avranno concordato una posizione unitaria. E il ministro della Salute Roberto Speranza ha inaugurato la 14ª edizione del Forum Risk Management alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Nell'occasione il ministro ha fatto il punto sulla manovra in tema di sanità ed investimenti. Vediamo. Sanità toscana è sempre stata una sanità d'eccellenza, all'avanguardia anche del sistema sanitario italiano, una delle regioni pilota. C'è stato in Toscana un grande coraggio anche di innovazione. Devo dire che ora occorre fare una riflessione approfondita, perché da questo coraggio di innovazione e anche da questi risultati che abbiamo raggiunto in Toscana si possono fare molti ma molti passi in avanti. Aperto il 14° Forum Risk Management alla Fortezza d'Abbasso a Firenze. Quest'anno il confronto sia sul tema la sanità che cambia, equità di accesso, innovazione, sostenibilità, professionisti sanitari e cittadini protagonisti del cambiamento. Ad inaugurare l'evento della durata di 4 giorni il ministro della Sanità Roberto Speranza, che ha affrontato il tema delle assunzioni in ambito sanitario. Io credo che nel patto per la salute dobbiamo già dare un segnale molto netto. La stagione precedente, che è stata una stagione lunga di spesa organizzata per silos chiusi che non parlavano tra loro e tetti di spesa, io credo che con intelligenza vada superata. Lavorerò a questo obiettivo e sin dalla manovra di bilancio mi auguro che ci possano essere segnali interessanti che provano a rispondere a questo grande tema della carenza di personale. Bisogna mettere più soldi sul sistema nazionale sanitario, dice il ministro, e fa il punto sulla manovra citando lo stop dal 1° settembre 2020 al super ticket in sanità, ma non solo. Ma intanto noi abbiamo ottenuto 3 risultati straordinari in questa manovra. Primo, 2 miliardi in più sul Fondo Sanitario Nazionale. Secondo, 2 miliardi in più sull'edilizia e l'ammodernamento tecnologico. Terzo, l'abolizione del super ticket. Io credo che dentro una manovra complicata, dove c'erano 23 miliardi di clausole di salvaguardia da provare a non far scattare, c'è un investimento molto molto significativo sul comparto salute. E il messaggio che la salute torna al centro, che si chiude definitivamente la stagione dei tagli, e penso che tra queste cose fatte quella del super ticket abbia un messaggio anche più simbolico, cioè noi diciamo ai cittadini di questo paese: vogliamo che vi curiate, vogliamo prenderci cura di voi, e quindi abbassiamo quella diga che rappresentava il super ticket, cioè questa brutta tassa sulla salute, e rappresentava una diga per tanti, l'abbiamo abbassata, e questo è un fatto sicuramente importante e positivo. E a proposito dell'inchiesta Open con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, c'è un intervento, c'è una dichiarazione proprio di Matteo Renzi che dice: la decisione è stata presa dai pubblici ministeri di Firenze, Creazzo e Turco, titolari anche di altre inchieste. Sono loro, ad esempio, ad aver firmato l'arresto per i miei genitori, provvedimento, giova ricordarlo, che è stato annullato dopo qualche giorno dai magistrati del Tribunale del Riesame, ma il danno mediatico e psicologico ormai era già stato fatto. Così su Facebook Matteo Renzi, proprio a proposito del blitz stamani e dell'inchiesta su Open. E ora parliamo del cacao tra cielo e terra, una mostra a Firenze celebra il cibo degli dèi. Vediamo. Cacao tra cielo e terra, un percorso espositivo che è anche un viaggio nella storia, che affonda le sue radici nell'America precolombiana e continua nel vecchio continente, dove il cacao, superata la diffidenza iniziale, si affermò come bevanda, farmaco, alimento del gusto e del piacere. La mostra, ospitata nel Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, è un vero e proprio approfondimento sul cacao e sul cioccolato, iniziato dall'Accademia dei Georgofili nel 2018. Ai pannelli didascalici offerti dall'Accademia vengono ad aggiungersi reperti, strumenti e volumi del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, oggetti di collezionisti privati e un programma di eventi inediti. Questa mostra nasce all'insegna di una collaborazione tra l'Accademia dei Georgofili
profili, l'Accademia della Crusca e la Biblioteca Medicea Laurenziana, che hanno supportato scientificamente la Fondazione Scienze e Tecnica nella realizzazione di questo percorso interdisciplinare legato alla storia della cioccolata, a partire dal nome fino alla storia del suo uso attraverso la coltivazione, fino ad arrivare agli aspetti più squisitamente culturali di questo che oggi potremmo chiamare alicamento, perché è un alimento ma è anche una medicina, perché sugli usi medici della cioccolata c'è, a partire dal 1500, una letteratura vastissima. Ho iniziato a produrre cioccolato in modo artigianale. Dapprima ho iniziato prendendo del cioccolato, fondendolo e cambiandogli solo la forma, dopodiché mi sono innamorato proprio della materia prima, quindi di semi di cacao, e ho iniziato, viaggiando in Sud America e in Africa, a scoprire proprio la lavorazione di semi di cacao, che in Italia siamo in pochissimi a fare. Rimaniamo in tema, ma parliamo di una cena all'insegna del benessere e della solidarietà organizzata da ANT e Vetrina Toscana. Chiara Valentini. Si terrà il 30 novembre nel foyer del Gran Teatro Puccini a Torre del Lago Eubio Chef, la cena di gala organizzata da Vetrina Toscana e ANT per raccogliere fondi per l'assistenza ai malati oncologici. È un format che noi ormai portiamo in Toscana dal 2015. Eubio Chef è un format volto alla corretta alimentazione, a insegnare attraverso un concorso e poi appunto la cena di gala come si può fare prevenzione oncologica mangiando bene. La cena di gala è l'occasione per premiare i tre finalisti e nell'occasione appunto ci sono degli chef importanti del territorio toscano che si sono resi disponibili per realizzare questa serata. È una serata all'interno del Gran Teatro Puccini, visto che venerdì 29 è l'anniversario dei 70 anni della morte di Puccini. Come si può partecipare? Basta telefonare al 345 15 62 312. La cena è un'occasione anche di sentire appunto musica lirica e ci sarà anche un'esibizione di un ballerino chiamato il ballerino del marmo, Alex Bordigoni. L'offerta minima per la serata è di 90 euro e il ricavato sarà interamente devoluto ad ANT, che attraverso le sue delegazioni territoriali si prende cura dei malati oncologici gratuitamente e direttamente a casa loro, ma anche della famiglia eventualmente colpita dal lutto. Un prendersi cura che inizia dalla prevenzione, e in questo senso elemento importante è il mangiar sano. Credo che il ruolo che Vetrina Toscana sta assumendo sia significativo. Portiamo in eccellenza la narrazione delle ricette che la Toscana ha nella propria memoria e che nelle tradizioni locali possono costituire la tracciabilità delle eccellenze delle varie comunità toscane. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport. Arrivederci.